Amici e amiche di Kenobiswatch, sono Kenobit, siete su Kenomattina. Oggi sono molto contento perché sono con Max, che magari potete aver riconosciuto in chat come Captain64. Max è un amico di Kenobiswatch da letteralmente prima che si chiamasse Kenobiswatch. Ne abbiamo è una parte preziosa della community da molto tempo e di recente, quando è iniziato a Kenomattina, mi ha fatto questa proposta che a me è piaciuta molto, ossia di parlare di giochi di ruolo a Kenomattina. Questa proposta iniziale si è poi evoluta in un progetto di un po' più ampio respiro che ci porterà in questi giorni a esplorare da un lato i videogiochi, ma dall'altro anche tutti i lati, o meglio, tutti i lati che conosco e a cui ho accesso del mondo dei giochi di ruolo, cartacei, non cartacei, classici, moderni, albori, indipendenti, personaggi, controversie, di tutto. Parleremo del gioco di ruolo a tutto tondo nel prossimo, direi, mesetto di ospiti di Kenomattina. Non saranno solo ospiti a tema gioco di ruolo, ma ci sarà questo fil rouge, come si diceva ai tempi della Jalapas, dedicato ai giochi di ruolo. Max, benvenuto, grazie per l'idea. Grazie a te per ospitarmi qui a Kenomattina. Un saluto a tutti quanti sono collegati in questo momento. E per rompere il ghiaccio, visto che stamattina io stavo un attimino lurcando quello che stavi facendo, ti volevo far vedere una cosa. Vedi? Oh! Questo, come puoi vedere, è in condizioni perfette perché risale all'epoca di quando facevo il collezionista, i giochi di ruolo. E ci sono due tipi di persone in questo mondo. Chi gioca e chi colleziona è proprio questa. mi faceva piacere mostrarlo, ma oltre a questo ho sentito anche Cappina che mi parlava di Mutant Chronicle. Questo è la nuova edizione di Mutant Chronicle. Noi abbiamo avuto la versione edita dalla Hobby and Works, risalente ancora quando c'era Target Games, che era la casa editrice svedese. Un progetto editoriale molto interessante che magari sarà possibile in futuro parlarne, perché univa giochi di carte, giochi da tavolo, GDR distribuiti in edicola, almeno qua in Italia, quindi era stata lo faremo. Molto bella, ma molto bella. Oggi mi dicevi, o meglio, il piano per oggi, visto che stiamo lanciando questo percorso sui giochi di ruolo, e oggi i giochi di ruolo sono una parte, sono un concetto assodato, molto, anzi, possiamo dire addirittura in voga in questo periodo. Su Twitch ci sono molte iniziative di grande successo, per esempio in Tale abbiamo giocato di ruolo con Luca Comics and Games, ci sono di recente sbarcato su Twitch tutta la baracca di Need Games. Baracca, no, un bel posto, però tutto è che, in senso buono, baracca. Sì, è che non voglio dire la parola ambaradan, quindi mi è venuto quello. Comunque, tutta la cricca, tutto il mondo di Need Games è sbarcato su Twitch. Però un dettaglio che io noto su Twitch è che è popolato in gran parte da gente più giovane di te e più giovane di me. Molto più giovane di me, perché io quest'anno sfioro i 49 anni, quindi sono ormai 35 anni che bazzico come giocatore master, collezionista all'interno del mondo del GDR. Ed è veramente cambiato tanto. È cambiato tanto, e secondo me proprio in questo momento io trovo che ci sia una nuova popolarità del GDR. Nota bene, forse è aiutato anche dalla pandemia, perché nel 2020 i server di Discord sono esplosi come modalità per giocare di ruolo, e anche iniziative come quelle su Twitch che ci sono in Italia, ma ci sono anche nel resto del mondo, vedi Critical Role, hanno fatto venire voglia alla gente di giocare di ruolo, e nel 2020 ho sentito tante persone che mi parlavano di questo. Però è facile, se sei giovane adesso e ci stai guardando, che magari tu non sappia da dove viene la storia dei giochi di ruolo. Sono diversi oggi, erano diversi negli anni 2000, erano diversi negli anni 90 ed erano ancora più diversi in partenza. Quindi oggi, come primo capitolo di queste chiacchiere con Max
sulla storia dei giochi di ruolo, pensavamo di partire a Burbe Condita dall'inizio. Sì, io faccio una piccola introduzione perché volevo un attimino mettere alcuni punti fermi, cosa intendiamo per gioco di ruolo. Vai. E mi aiuto prendendo spunto da questo piccolissimo saggio sui giochi di ruolo pubblicato in italiano da Marcello Ghilardi e Ilenia Salerno, che Come si chiama? Fammi prende, vedere. lo faccio vedere a favore di camera, togliendo naturalmente le mie manine. Guarda, lo cerco direttamente sull'internet. Il titolo Dove è giochi di ruolo, estetica e immaginario di un nuovo scenario giovanile. È uno dei tanti saggi che sono usciti negli ultimi 15 anni, 20 anni in Italia sui giochi di ruolo. Perché giustamente è una parte importante della cultura pop, non solo internazionale, ma anche italiana. E nel primo capitolino dove cos'è un gioco di ruolo, a loro volta vanno a citare una definizione presa dall'Associazione Giochi di Ruolo Nazionale Francese. Leggo e poi magari approfondiamo un attimino. vai. Il gioco di ruolo è un gioco di società che ha origine dai racconti intorno al focolare. Gli spettatori partecipano al racconto immaginando le azioni dei personaggi. Il narratore conduce il gioco tenendo conto di tali azioni, proseguendo il suo racconto. In questo modo l'azione si costituisce grazie all'immaginazione dell'insieme dei partecipanti. Si tratta dunque di una sorta di racconto interattivo. Allora, già subito viene definito come gioco di società. Non puoi farlo da solo, non puoi farlo in due, anche se in teoria si potrebbe, ma non ha questo il senso. Bisogna farlo in gruppo, deve esserci un gruppo di persone. Soprattutto questo gruppo di persone non ha un limite massimo, anche se poi per motivi organizzativi intorno a un tavolo 5-6 persone, non di più, perché altrimenti diventa caotico. Anche solo a livello di organizzazione, perché quella gente la Esattamente. devi chiamare. Quindi abbiamo già tirato via dalla nostra definizione i giochi di ruolo per computer o i videogames, che sono tutt'altra cosa. Noi parliamo infatti di giochi di ruolo da tavolo. Poi magari se avremo tempo, voglia nel nostro percorso che faremo insieme, andremo anche a toccare i videogames, dove stamattina tu hai giocato a un arcade legato ai giochi di ruolo molto bello, che era King of Knights of. Dragons. Esatto. Altra cosa che viene menzionata in questa piccola definizione è che i partecipanti condividono questa esperienza attraverso la parola. La parola è l'elemento utilizzato dai giocatori di ruolo per condividere e influenzare il racconto. Altra particolarità di questa definizione, viene indicato un giocatore particolare, che è il game master, il conduttore di gioco, quello che racconta e conduce il gioco, ma allo stesso tempo è un giocatore anche lui, non è semplicemente una persona che si estranea dal gioco. Insieme ai propri giocatori va a costituire il racconto, che è un racconto interattivo. Questo è il gioco di ruolo, almeno come lo intendo io e come gran parte dei master e dei giocatori le intende. Noi quindi dove partiamo? Siamo all'incirca nel 1969. Tanto per capire, Dungeons & Dragons Scatola Rossa in italiano arriva nel 1985, quindi sono già Esatto. passati tantissimi anni. 1969, Stati Uniti, Wisconsin, Lake Geneva. E già questo nome dovrebbe agli appassionati ricordare qualcosa. Incontriamo un personaggio che darà inizio a tutto, ma non sarà solo l'attore principale. Alla storia per molto tempo verrà indicato come unico creatore del gioco di ruolo moderno, ma non è il solo. Lui è Gary Gygax. Gary Gygax nel 1969 si ritrova da poco disoccupato, già da tempo, eccolo qua, il nostro amico, già da tempo è impegnato attivamente
né scrivere articoli sulle varie fanzine dedicate ai wargames. I wargames sono giochi di strategia dove vengono simulate battaglie tra eserciti. Quindi giochi di miniature, sostanzialmente. Miniature e, nella loro versione più tradizionale, con la mappa esagonale, semplicemente cartoncini che rappresentano le unità. Allora, su questo ti interrompo solo una frazione di secondo per dirvi che presto vorrei fare tornare anche Paolo Paglianti, che oltre che esperto di CRPG, quindi di Computer Role Playing Game, è anche un giocatore di giochi di miniature, proprio per parlare anche di quel lato, del giocare, lui dice giocare a soldatini. Warhammer, qualcuno cita in chat Warhammer, è sì, sono delle declinazioni moderne, ma ai tempi, appunto, come sta raccontando Max, c'era questa scena abbastanza underground, fatta anche di fanzine e tutto, di giochi di miniature. Così. Prego, giochi di miniature storici, attenzione, non abbiamo ancora... Sarà poi Gygax invece poi a aprire questa nuova linea. Abbiamo solo giochi di miniature o giochi di simulazione storici. Battaglie tra eserciti napoleonici, guerre di secessione americana, prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale. Non abbiamo ancora quello che poi arriverà, ad esempio, anche con Warhammer. Quindi gente molto seria che dedica alla storia, allo studio della storia stessa. Grazie a questo tempo libero, a causa del fatto che gli viene a mancare il lavoro come assicuratore e a dover arrotondare semplicemente installando poi nella sua cantina un piccolo laboratorio da calzolaio, comincia a cercare di lavorare nel mondo dell'editoria. Un suo amico, che deteneva anche un negozio, aveva ideato un piccolissimo gioco di miniature medievale. Gygax lo prenderà, lo svilupperà attraverso varie pubblicazioni su varie fanzine e a un certo punto arriveremo a quello che sta mostrando adesso Fabio. Chainmail, gioco, regole per un gioco medievale con miniature. La particolarità di Chainmail, quello che poi porterà il successo, è la sua espansione, dedica totalmente a creature fantasy. Era possibile introdurre all'interno delle partite di scontri tra eserciti medievali maghi, draghi, eroi, e questo porterà veramente il successo, in quanto era qualcosa di totalmente nuovo e mai visto prima. Qui incontriamo un'altra persona che insieme a Gygax darà vita a tutto quello che noi conosciamo come Dungeons and Dragons, ed è Dave Anderson. Dave Anderson conosceva Gygax perché Gygax, oltre a essere molto conosciuto grazie ai suoi articoli sulle fanzine, era anche un organizzatore di eventi. La Gen Con cosiddetta Zero addirittura fu organizzata nel suo sottoscala, e ogni anno faceva questo raduno di appassionati di wargames presso il Lake Geneva, e da lì nasce veramente quello che poi più tardi diventerà la famosissima Gen Con, e ancora adesso continua negli Stati Uniti come la convention più importante al mondo, i giochi di ruolo, il gioco da tavola. Dave Anderson a una Gen Con porta qualcosa che è di particolare. Prende il regolamento di Chainmail, e attenzione, piccola nota, ma come alla Barbero, le fonti non sono totalmente coincidenti. Si parla che fosse Chainmail, si parla anche che fosse un altro regolamento di miniature, ma a noi interessa poco. Interessa il fatto che porta questo gioco di miniature, ma lo sviluppa in modo totalmente diverso. Ha un'enorme mappa dove vengono indicati dei punti, e i giocatori sono liberi di muoversi su questa enorme mappa, scegliendo i vari punti dove possono avvenire gli scontri, e ogni scontro ha poi un risultato sugli scontri successivi. Quindi
se io ho conquistato un castello, posso da questo castello prendere delle risorse e utilizzarle nel scontro successivo. Altra nota particolare è che tutti i giocatori che partecipano a questa campagna sono tra loro in qualche modo a conoscenza di quanto sta accadendo attraverso un'altra fanzine scritta direttamente da Anderson. Quindi tutti i fatti che avvengono all'interno di questa campagna vengono pubblicizzati e giungono ai vari partecipanti, in questo modo sono informati di quanto sta accadendo. Ed è possibile quindi per i giocatori, ad esempio, generare nuove alleanze, scrivendo a un altro giocatore dicendo alliamoci e combattiamo quel nemico, oppure andiamo a conquistare quel castello che ci permetterà di controllare un passo e avere delle risorse nuove. Era l'arrivo del layer, di fatto, era l'arrivo del layer narrativo in quello che prima era sostanzialmente un gioco di strategia, era più o meno letteralmente un gioco da tavolo che prende in questo modo tutta una componente narrativa che poi diventa anche una narrazione condivisa. Salutiamo Exa, che ho visto che è in chat. Sì, noi avevamo tradizionalmente la possibilità di svolgere una serie di battaglie, come ad esempio nel mondo napoleonico, tutte le battaglie Napoleone fino a Waterloo. Ma qui abbiamo qualcosa di veramente diverso, perché ci sono i giocatori che interagiscono tra di loro e sono le loro decisioni a influenzare il risultato finale di eventuali battaglie. Aggiungiamo quindi elementi come maghi, guerrieri, eroi, draghi all'interno di questa campagna e nasce quella che viene conosciuta come la campagna di Blackmoor. Blackmoor era il castello pensato, ideato da Anderson, e tutto quanto girava intorno a questo regno di Blackmoor. Gygax rimane completamente colpito da questa idea, ritorna a casa e immediatamente si mette a lavorare. Pensa anche lui a un castello che chiamerà il castello di Grey Oak. Anche lui inizierà a pensare come integrare questa idea all'interno della suo cerchio di amici. I due, Anderson e Gygax, inizieranno a collaborare. Immaginiamo che all'epoca non c'era internet, non c'erano telefonini, non c'era l'email, tutto quanto avveniva attraverso il classico telefono col cavo, perché naturalmente Gygax abitava nel Wisconsin e Anderson dall'altra parte degli Stati Uniti, e si vedevano solo ad eventi molto particolari che potevano durare qualche giorno, però il continuare a portare avanti il lavoro era necessario solo attraverso o il telefono, o se infortunatissimi attraverso i fax o il telefax. Riescono a strutturare quello che loro chiameranno Dungeons and Dragons. Qui a un certo punto Gygax fa un passo avanti. Come riuscirò a pubblicare questa Dungeons and Dragons? Crea una nuova azienda, perché Chimel era pubblicata da un'azienda terza che non aveva le possibilità economiche per sostenere il progetto di Gygax, perché all'epoca non esisteva Kickstarter, quindi tu dovevi essere imprenditore di te stesso, dovevi investire i tuoi soldi. Coinvolge un suo amico di infanzia che si chiamava Dan Kay, il quale per riuscire a mettere insieme i soldi utilizzerà la sua pensione integrativa, in quanto non c'è un sistema pensionistico negli Stati Uniti, c'è un sistema pensionistico privato dove tu versi quote annuali, e lui, poverino, per riuscire a mettere insieme i soldi disinveste questi soldi, e il soggiorno della casa di questo amico diventerà la sede della famosissima TSR, che è la Tactical Studies Rules, che cambierà nome, diventerà TSR Hobby, diventerà TSR Inch, però è sempre la buon vecchia TSR, esattamente. Per sostenere questa impresa, perché comunque i due metteranno insieme circa $1,000 a testa, era necessario trovare altre fonti di finanziamento. Gygax si impegnerà a realizzare ulteriori giochi strategici di miniature e non,
Ma sfortunatamente i costi erano lievitati, non, quei soldi che stavano investendo non erano a sufficienza e saranno costretti a trovare un ulteriore finanziatore, Brian Bloom, che era semplicemente uno di quei tanti americani con dei soldi in tasca, abituati a gestire il proprio denaro attraverso investimenti diretti in nuove attività lucrative, naturalmente. E lui aveva capito che il gioco di ruolo poteva essere molto interessante. Finalmente stampano la prima edizione di Dungeons and Dragons, che da questo momento noi chiameremo Original Dungeons and Dragons per differenziarlo poi da tutte le altre edizioni che verranno Gli dopo. advanced, eccetera. Esatto. Scusami un secondo, ti fermo un attimo, mi facevano impazzire, cioè questa estetica era Ma io devo fenomenale. raccontarti un aneddoto su questi disegni. Vai. Loro non avevano i soldi per prendere un disegnatore vero. Quindi chiesero a tutti gli amici che conoscevano di partecipare con i propri disegni all'interno dell'opera, pagandoli per un disegno piccolo 1 euro a copia e per un disegno grande 3 euro a copia come royalty. E per questo ho spiegato anche la stranezza della qualità completamente altalenante di questi manuali, Sì, che ma poi saranno. sembrano letteralmente, cioè tu prima citavi, hai usato la parola fanzine, hanno questo sapore qua perché. Assolutamente, assolutamente, ma anche la stampa era affidata ai ciclostili. Certo. Cioè, era scritti a macchina, se adesso non magari. Ci organizzeremo magari la prossima volta per farvi vedere proprio il materiale, oltre un piccolo show and tell. Erano proprio scritti a macchina, proprio vedevi che qualcuno aveva scritto a macchina il testo e poi il ciclostile aveva creato le varie copie, perché questo era all'epoca le possibilità per avere una stampa economica, perché dobbiamo immaginare che la stampa all'epoca era proprio quella tradizionale dei quotidiani, macchine enormi, stampe di migliaia di copie, non è questo il caso. Questo è il caso invece di questi tre libretti dentro una scatoletta di cartone marrone assemblati nel soggiorno dell'amico di Gygax, che era tra un socio, e poi Gygax, da buon commerciale, perché comunque lui, avendo fatto l'assicuratore, era un ottimo commerciale, si girava le fiere, si girava gli allora negozi che esistevano e vendeva il proprio gioco, le prime 100 copie. Prego. Max, nel frattempo ringrazio Navarona per la sub. Se vi siete appena connessi, io sono Ringraziamo. Kenobit, lui è Max e questa è la prima puntata di una storia, di un percorso che porteremo avanti in Kenomattina sulla storia del gioco di ruolo. Come vedete, per adesso siamo agli Etruschi, quindi. Allora, io sto leggendo la chat, ho letto che per il capo di Francesca assomiglia a Super Mario e per sordi sono, no, non sordi, chi è? Vado a prenderlo. Per The Stuber Priest sono un soggetto di Robabbard, E ho quindi visto anche qualcuno che sentiva la voce di Guccini, quindi sei siamo al una chimera, sei una completo. strana chimera, sei Sono una strana un uomo con chimera. una testa di Guccini e una testa di Robabbard. No, orrore. Tornando a noi, quindi Gygax inizia a vendere il gioco e incredibilmente ha successo. Ma attenzione, chi sono i suoi clienti? Chi sono chi acquista Dungeons & Dragons all'epoca? Sono studenti universitari. Il movimento universitario nella diffusione Dungeons & Dragons, college, università, è stato pazzesco. È lì veramente che si è sviluppato tutto quanto. Quindi, come ad esempio, chi ha visto Stranger Things. I protagonisti giocano a Dungeons and Dragons, ma sono dei ragazzini, sono dei bambini. All'epoca il gioco non era per ragazzini e bambini, in quanto, tra parentesi, questa edizione, l'original, per poter essere giocata, aveva ancora necessità del regolamento di Chainmail. Quindi tu compravi il gioco di ruolo, ma ancora dall'altra parte avevi bisogno di Chainmail. Quindi tu avevi bisogno di avere una preparazione, perché attualmente
il gioco era indirizzato a gente già che conosceva i War Games, che già conosceva quel mondo lì. Non era come arriverà molto dopo il concetto di gioco introduttivo per neofiti e come portarlo avanti. Qui era per hardcore gamer, non c'era no tutorial, no tutorial. Esattamente. Tra l'altro ti colgo uno spunto, tu dicevi giustamente che gli ambiti college universitari hanno avuto un enorme ruolo nella diffusione. Uno, vabbè, per un motivo semplice, che la gente si trovava nei dormitori, nei collegi, e giocare a D&D era una bomba. Ma anche c'era proprio tutta quella mentalità, alcune delle radici di quella che sarebbe poi diventata la cultura geek negli anni 70, 80. Allora, Origin of Dungeons & Dragons arriva nel 1974, siamo in piena periodo di esplosione di quello che diventerà poi il movimento che creano i videogiochi. Esatto. Infatti nel 74, nell'università, lì c'è la gente che poi nel 78 andrà a lavorare per Atari e farà la storia dei videogiochi. Lì, infatti, quella gente lì che va a fare videogiochi ha giocato a Dungeons & Dragons. Non solo, ricordiamo che alcune delle prime esperienze di gioco online nate nelle università erano i MUD, Multi-User Dungeon, che erano spesso dei modi che usavano per simulare il gioco di ruolo, con tutta, tra l'altro, un movimento che ha dato vita a quelli che oggi chiamiamo i roguelike, ma questa sì, è un'altra storia. Però tra i primi video, cioè Dungeons and Dragons, o comunque le esperienze ispirate a questo tipo di gioco, sono anche all'origine del videogioco per computer, una roba molto interessante. Faccio il solo nome, Richard Garriott, lui era dentro a questo mondo di Dungeons & Dragons e al suo sviluppo, personaggio incredibile, Richard Garriott, dovremmo parlarne assolutamente. Qui abbiamo una foto, Richard Garriott, del quale possiamo mostrare una foto a gravità zero. Io dico solo un aneddoto su di lui, poi torniamo subito a Dungeons & Dragons. Lui è l'unico al mondo, nella storia, ad aver avuto un padre nello spazio e lui stesso essere stato nello spazio, perché suo padre era un astronauta che è stato nello spazio. Chiudo solo questo per spiegare. Ne parleremo di personaggio. Di Richard Garriott parleremo diffusamente, perché anche solo un capitolo su queste cose va fatto. Esattamente. 74, quindi, inizia i primi passi di Dungeons & Dragons. Iniziano anche i primi problemi, perché Dave Anderson non condivide totalmente la visione di Gygax su come si deve sviluppare il gioco. Solo però, dovuto al fatto che è così nuovo e così di successo, tutti e due cominciano a lavorare come dei matti alle prime espansioni, che avevi mostrato una prima, che c'era scritto Blackmoor. Non parla di ambientazione Blackmoor, così come non è neanche l'espansione Greyhawk. Semplicemente aggiungerà regole nuove, uno strato nuovo di classi, razze. Nota strana, ma si capisce perché era quello l'humus da cui era nato. All'interno dei Original Dungeons & Dragons ci sono gli Hobbit, gli Ent e i Balrog. Naturalmente, appena la società tolkieniana americana, che deteneva i diritti dei prodotti di Tolkien, venne a sapere questa cosa, intervenne per far togliere dalla pubblicazione questi nomi, che gli Ent diventarono i Trent e gli Hobbit diventarono gli Halfling. E i Balrog diventavano demoni generici. Infatti c'è stato un momento in cui Dungeons & Dragons rischiava di chiamarsi Sia e Merda, come però Dungeons & Dragons era più accattivante. Era molto più accattivante. Quindi cominciano a scrivere tutte queste regole, perché i giocatori, proprio provenendo da quel mondo dei war games, abituati a un quintale di regole, di sottoregole, avevano bisogno, sentivano la necessità di ulteriori regole, e Dungeons & Dragons proseguì in questa strada, non producendo, come uno potrebbe pensare al giorno d'oggi, un'ambientazione,
cioè Grey Hawk non veniva neanche menzionata all'interno di Manual Dungeons and Dragons, non veniva menzionata nell'original, tutto era lasciato a, allo spazio della fantasia, che è il primo motore dei giochi di ruolo, come avevamo raccontato precedentemente, la parola che influenza la fantasia e attraverso questa c'è l'interazione e lo sviluppo della storia. Si prosegue e Gygax all'improvviso nel suo sottoscala, famosissimo per, tra i giocatori di Dungeons and Dragons come luogo sacro del, del mondo dei giochi di ruolo, si ritroverà tipo ad avere 20 persone a giocare intorno a un tavolo. Sarà costretto a prendere un Comaster che poi diventerà successivamente editore di un'edizione di Advanced Dungeons and Dragons. Capisce che bisogna continuare a sviluppare. Peccato che nel 76 Dave Anderson decide di lasciare la TSR, in quanto lui non era socio, era semplicemente un collaboratore dipendente. Rimanere con la possibilità di godere delle royalty della vendita di Dungeons & Dragons. Al giorno d'oggi tutti quanti, a un certo punto, dopo la morte sia di Guy che sia di Anderson, che hanno trovato poi una pacificazione tra di loro, perché naturalmente nel 76 si lasciarono, ma non si lasciarono troppo molto bene. E la personalità corrompente di Gygax negli anni non aiutò assolutamente una pacificazione tra i due, anzi gli screzi continuarono anche quando poi Gygax uscì dalla TSR successivamente. Poi ormai entrambi malati, entrambi con una, ormai anche con una conoscenza da parte dei giocatori moderni di come è nato realmente Dungeons and Dragons e di quali contributi ognuno ha portato, perché il gioco di ruolo l'ha inventato Anderson, non l'ha inventato Gygax, come lui per anni è stato portato come creatore. Lui è stato un co-creatore, quello che ha capito come sviluppare il prodotto e come venderlo. Come venderlo? Perché io ripeto, Gygax era prima di tutto un grande creatore di prodotti, un grande elaboratore. Ne lo racconteremo successivamente cosa farà per salvare la TSR dal fallimento. Ma l'incipit, la prima idea, il concetto vero di gioco di ruolo è stato portato da Anderson, che rimarrà nell'ombra per tantissimi anni, poi per avere finalmente la riabilitazione che merita solo poco prima della sua morte. Gygax a quel punto nel 74 continua a scrivere insieme a Anderson, nel 76 decide di produrre una versione avanzata di Dungeons & Dragons. I giocatori capisce che vogliono qualcosa in più, qualcosa di più complicato, qualcosa di maggiormente approfondito. Nell'original c'erano solo tre classi: il combattente, l'usufruttore di magia e il chierico. Certo. C'erano solo quattro razze, gli allineamenti erano legale, neutrale, malvagio, non c'era nulla di più. Per di più, proprio perché Gygax veniva dal mondo dei giochi di simulazione, dove esistevano i tornei, dove la gente si trovava a giocare per poter vincere. Scusa Max, nel frattempo grazie Stuntman Joe per la sub, se vi siete appena connessi, questo è il primo capitolo di una storia sui giochi di ruolo che pensata principalmente da Max qua sotto di me, che però vedrete portare avanti in questi giorni, in questi mesi, in Che non mattina, che c'è tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 8:30 a mezzogiorno, con appunto momenti con me e Max in cui parleremo della storia e poi i personaggi del mondo del gioco di ruolo attuale. Sì. Vai, scusa allora, Max. Volevo solo rispondere a Unity Addition sulle licenze per utilizzare Dungeons and Dragons. Nel nostro percorso ci arriveremo, perché ci sarà un momento di svolta nella politica della gestione delle licenze, dove nasceranno System Reference Documents e l'OpenGL, che era l'Open Game License, che permetteranno di sviluppare
prodotti per Dungeons & Dragons senza necessità di avere una licenza vera, quella classica dove tu pagavi un sacco di soldi. Ma ci arriviamo perché è sulla strada della storia che vogliamo raccontare. Non so se ci riusciremo tutto oggi, però intanto noi ci proviamo. Vabbè, ma io la prenderei comoda, Max. Cioè, certo. Tanto chi ci corre dietro? Assolutamente nessuno. Siamo in pandemia, quindi abbiamo io almeno un po' di tempo libero. Ma infatti, ma poi secondo me è proprio un argomento fertile, perché è così bello. Cioè, io sono proprio, ti sono molto grato per questa roba che stiamo facendo, perché il gioco di ruolo è così bello ed è diventato una parte così tanto importante della cultura e anche di tutto un certo tipo di immaginario, che è un peccato che la sua parte storica venga così tanto presa sotto gamba, perché poi io sono il gioco di ruolo è cambiato, si è evoluto molto, assolutamente, ma capire da dove arriva e perché e come, soprattutto perché e il come siamo arrivati, proprio perché per arrivare a comprendere veramente i cambiamenti che sono avvenuti e come oggi ci approcciamo al gioco di ruolo come giocatori e come master, che è completamente diverso da quanto Gygax professava all'epoca. Per quanto giocare con Gygax come master alle convention era punto ultimo, la mecca per tantissimi giocatori, era qualcosa di datato, perché lui era cresciuto in un certo modo con certe idee legate al War Games e aveva riportato pari e pari all'interno del gioco di ruolo, arricchendolo naturalmente. Ancora adesso molti apprezzano questo stile di gioco, tant'è vero che esistono i famosi retrocloni e esistono la Old System Renaissance, ovvero regolamenti con concetti moderni ma che si rifanno totalmente a quel periodo come grafica, come meccaniche, come idee di gioco. Allora, aspetta, perché a me quello è un fenomeno che mi affascina molto, sì. L'old school Renaissance, e faccio quindi un piccolo spot. Allora, questo è uno di che in teoria forse degli amici di Bellotta dovrebbero tradurre anche in italiano. Io sì, ma poi tra l'altro c'è anche un altro OSR pubblicato da Need Games in questo periodo, sì. E uno degli ospiti che ci sarà in un futuro non troppo remoto qua su Che una mattina per parlare di giochi di ruolo è una delle persone dietro a Aimat der Catastrophe, che rispolverando quella cultura di zin, di fanzine che c'era negli albori, propone delle cassettine di Dungeon Synth, che è musica da ascoltare mentre giochi di allora, ruolo. Allora, Dungeon Synth e Dark Wave, perché naturalmente esatto. Ci sono le sonorità Dark Wave, e Dark Wave sta tornando moltissimo ultimamente. Esatto, che abbinano a delle mini, dentro la cassettina ci sono delle mini campagne dell'OSR, che è appunto Old School Renaissance, Old System Renaissance, questo recupero del lato più ludico e basta e meno narrativo di Dungeons & Dragons, perché ovviamente, diciamolo, era un periodo in cui, il periodo che stai raccontando adesso, era un periodo in cui l'estetica era principalmente gruppo di avventurieri dentro dungeon per recuperare oggetti. Sì, era uno stile di gioco basato fortemente su combattimento. Esatto, e che qua funziona, erano paradossalmente dei, cioè io, noi abbiamo, quelli della mia generazione hanno visto HeroQuest. HeroQuest era una versione per le masse di concetti simili, un dungeon da affrontare, delle regole, dei combattimenti, così. E poi dopo che si è arricchito con tutto quel layer incredibile di narrativa, eccetera. Ma vedi uno non esclude l'altro, cioè la narrazione attraverso la storia creata dai giocatori non preclude la possibilità di avere combattimenti eroici contro mostri, nemici molto potenti, anzi uno è complementare dell'altro.
è solo da capire come i giocatori vogliono giocare. E qui poi entriamo in quello che viene chiamato il contratto sociale del tavolo e sulla dichiarazione dei intenti, sia dei master che dei giocatori. Argomenti che la mia generazione, come master e come giocatore, davano per scontato. Ma ho visto come adesso, al giorno d'oggi, sono all'ordine del giorno, proprio perché a causa delle mille influenze, videogiochi, serie televisive, film, libri, il concetto di gioco di ruolo è completamente variato e si è aperto a mille influenze e definizioni. È proprio per questo che sono d'accordo con te, bisogna capire da dove siamo partiti. Esatto, perché appunto è proprio interessante anche per capire, cioè per giocare in maniera più consapevole, per giocare meglio, per capire come si gioca, capire da dove arriva è molto interessante, anche perché appunto ormai ci sono delle variazioni, cioè ormai è un... Mi è piaciuta molto la definizione che hai dato all'inizio, letta da quel libro che è questo, Giochi di ruolo, perché era una definizione molto bella che comprende tutte le modalità di gioco di ruolo, che però appunto oggigiorno il contratto che c'è a un tavolo può cambiare radicalmente, perché può essere, c'è chi ama le regole, c'è chi ha il fetish delle regole, vuole giocare tantissimo come se fosse un grosso gioco da tavolo, c'è chi vuole giocare senza dadi, c'è chi si orienta completamente verso la componente più narrativa, insomma c'è di tutto, e sì. Capire da dove siamo partiti ci permette di capire meglio come si è evoluto. Beh, il messaggio però che vorrei far passare è questo: non pensate che qualcosa escluda l'altro, proprio perché a causa che il gioco impone l'utilizzo della parola e della fantasia, e tutti quanti al tavolo devono partecipare a questa storia condividendo la propria esperienza, potete inserire all'interno, attualmente scegliendo un regolamento adatto alle vostre esigenze, perché non tutti i regolamenti sono uguali, quindi può esserci delle differenze, potete inserire tutti gli aspetti menzionati da quella piccola descrizione di cosa possa essere un gioco di ruolo. Io stesso sono dovuto ricorrere a queste qua poche righe, perché altrimenti per spiegare un gioco di ruolo molto probabilmente ci avrei messo 10 minuti, perché avrei veramente contemplato tutto quello che per me è stato il gioco di ruolo e come si è sviluppato per me. È questo il bello del gioco di ruolo, non è limitativo e esclusivo, è totalmente il contrario, è infinito e totalmente inclusivo di tutte le esperienze delle persone e di tutti i modi di giocare. Questo è, lo vorrei che passasse come messaggio. Ed è una roba giusto un filo potente, perché cioè, è una... trovo quasi, a volte mi chiedo in quest'ottica cosa ci sia nella preistoria del gioco di ruolo, perché è ovvio che sono stati qui... Gygax e Anderson a codificarlo e a farlo esistere. Sì. Però secondo me varianti di questo concept magari esistevano dai tempi dei romani. Attenzione, noi non abbiamo fatto messo dei paletti precisi, perché vogliamo lasciarci liberi di spaziare. Certo. Noi parleremo solo del gioco di ruolo dal punto di vista ludico. Ma il gioco di ruolo è prima di tutto uno strumento pedagogico. Immaginiamo che intere culture basano l'insegnamento e la trasmissione della conoscenza semplicemente nel mostrare ai membri più giovani e meno esperti cosa si fa concretamente, ad esempio, per cacciare un rinoceronte o una gazzella. E quindi già l'uomo preistorico, quando andava a disegnare nelle caverne la caccia degli animali, in realtà quella è una rappresentazione di ruolare, di interpretare un ruolo, cercare di raggiungere uno scopo. Tra l'altro, Max, qualcuno chiedeva... ciao Marta! Qualcuno chiedeva... Marta, sei salutata, ciao! Qualcuno chiedeva se dedicheremo spazio ai libri game. È una roba che voglio fare assolutamente, anche sì. Perché per me il luogo in cui mi trovo adesso
È un ambito libro, è un ambito, è dove io leggevo e giocavo ai libri game, quindi sì, sicuramente dedicheremo spazio all'argomento perché è un argomento molto interessante e molto bello. È stato per molti il primo cancello superato per entrare nel mondo dei giochi di ruolo. Esatto. La L edizioni, quella pubblicazione nell'86, quindi stiamo ancora qui in italiano, della serie Lupus Solitario, ha dato la possibilità a moltissimi di approcciare il gioco di ruolo. Anche perché, diciamo una cosa, vale la pena ripeterlo, vale la pena ripeterlo perché ai tempi non è, cioè, adesso sembra quasi assurdo, specie a chi, specie per chi è nato magari nel 2000, non c'era internet. Non c'era internet e non era nemmeno detto che tu vivessi a San Francisco o a Roma o a Tokyo. C'era una grande possibilità che a te piacessero queste cose e che però non avessi nessuno per giocare. Quindi libro game. Tra l'altro, guarda che svarione, ho trovato I Viaggiatori dello Spazio. Cioè, questa è. Sì, non è, adesso io ho sparso su tre case tutto il mio materiale, ma lì dietro ho una libreria con tutti i libri games. No, perché hai citato Lupo Solitario, io in realtà sì. Ho tirato fuori Fighting Fantasy, che sì. È da dove era. Fighting Fantasy che ha avuto una riedizione da poco in italiano, tra sì. Parentesi. Però io devo dire che. Tim e Jackson non ti piace? No, allora cioè io trovo che siano di una bellezza a livello estetico, a livello di edizione, a livello di pulizia. Io trovo che tutto questo periodo di libro game con questo font qua, con questa identità grafica qua, erano bellissimi e io consiglio a tutti di anche perché sono ripubblicati, è possibile recuperare in chiave moderna, quindi libro cartonato con traduzioni aggiornate, perché attualmente Fabio, tu tuo lavoro è proprio fare il traduttore, ti accorgerai se tu prendi in mano la versione inglese e quella italiana dell'epoca, sto parlando dell'epoca, qualcosina era da aggiustare nell'approccio però linguistico. Sai cosa? Devo dirti che da traduttore ho sviluppato una certa passione per quell'italiano delle traduzioni di tutta quell'epoca del fantasy, nel senso che ovviamente se dovessi tradurre oggi io l'Altare del Sacrificio lo tradurrei probabilmente in maniera diversa su molte scelte, però ai tempi era pionierismo, non c'erano regole linguistiche, cioè meglio, non c'erano ancora dei termini assodati e quindi nella loro innocenza punk li trovo molto belli. Alcune traduzioni sono lievemente sbagliate, ma memorabili. No, sono lievemente sbagliate, però nel contesto del tempo e di tu ragazzino avevano completamente senso. Vabbè, certo, erano perfetti. E non appunto, tu vuoi comunque, per tornare a prima, per giocare di ruolo, quello che diceva Max proprio all'inizio, è una roba multiplayer, è un'esperienza con più giocatori. Moltissime persone non lo potevano fare e i libri game erano il modo per vivere quell'avventura interattiva da solo. Io me li mangiavo, cioè io li prendevo al tabaccaio. Ma, qua. Ecco, un altro punto interessante di quello che stai raccontando. La difficoltà di reperire questo materiale. Ah, certo. Io avevo una cugina che abitava a Milano e grazie a lei, dato che lei era un'appassionata di fantascienza e di fantasy, si recava a un negozio vicino a Piazza del Duomo che si chiama Per Gioco, non so se tu ci vado, ricordi. Guarda, da Per Gioco io compravo gli yo-yo in realtà e le palline, però sì, dietro in Santa Maria Beltrade, vicino a Piazza bravo. Fontana. E per gli appassionati lì si compravano il Neo Geo, cioè nel senso che lui vendeva anche il Neo Geo di sopra, nel primo piano, poi sotto aveva i giochi di ruolo. Era lì dovevi andare, perché non c'era nient'altro. Quando arrivarono finalmente i libri games, dove tu potevi recarti in qualunque libreria o anche in edicola, perché venivano stati alcuni, sono stati distribuiti anche in edicola, fu un passo avanti per la diffusione di questo immaginario fantastico.
non c'erano mezzi, non c'erano le fanzine in Italia, non hanno mai avuto una distribuzione capillare, esisteva qualche cosa, ma era veramente ridotto al minimo, non era come negli Stati Uniti, che grazie al fatto che le poste funzionavano veramente, tutto quanto la relazione avveniva attraverso la carta scritta e poteva quindi gestirla. Qui no, non era possibile. No, anche perché, scusami, l'ho detto 10 minuti fa, ma secondo me dovremmo tipo mettere un'immagine, un pop-up ogni tot. Ricordiamo, non c'era internet, quindi sì. Se volevi, cioè io mi ricordo che l'altare del sacrificio, io non l'ho mai letto da piccolo, avevo fatto La cosa maledetta, La spada del sole e poi ero saltato al numero 5 perché nel mio tabaccaio il 3 e il 4, il mio tabaccaio non è che fumassi, avevo 7 anni, però ce li aveva il tabaccaio davanti alla sala giochi, sì. Qua a Noli. Non ce li aveva. E cosa facevi? Andavi su Amazon a comprare quelli che ti mancano? No! Perché Jeff Bezos ai tempi faceva il rapinatore e quindi non aveva ancora fondato Amazon. Non è vero che faceva il rapinatore, però va bene. Non aveva fondato Amazon, però. Aveva concepito di fare il rapinatore. Però, e questo ti comportava, quello che hai detto tu, anche il fatto che non ti facevi problemi. Non lo trovavi, e vabbè, te ne facevi una ragione. Magari dopo qualche anno... se eri ancora appassionato, capitavi alla Standa di Milano, nel sezione libri, lo trovavi, o alla Ricordi, tanto per dire. Era più vissuto a modo più semplice. Certo, rapporto... ma infatti c'era il luogo, e qua parlo di una mia piccola esperienza, perché per me è stato un luogo importante per tutto un certo tipo di formazione che possiamo dire che mi ha portato oggi a essere qua, a fare queste robe qua in streaming, che... nel cercare cose per Dungeons & Dragons mi aveva portato in dei luoghi dove ho scoperto altre cose. C'era un negozio che non mi ricordo assolutamente come si chiami, a Savona. Prendevo la corriera a Savona, ma in che anni stai parlando? Perché sto parlando... Era appena uscito Magic the Gathering. Forse era roba Blues Brothers o la Isola dei Sogni. Blues Brothers, sì, di Genova, perché loro erano di Genova. Io però andavo a Savona, vabbè, comunque... Sì, no, poi racconteremo anche come si diffuse poi il gioco di ruolo. Esatto, cioè io mi ricordo che c'erano, appunto, non c'era internet, quindi diciamo, noi avevamo la scatola rossa di D&D, ma poi volevamo l'expert, e poi c'era il companion, e poi c'era questa leggenda che non si capiva se esisteva o meno, l'immortal. C'era il master scatola nera, e l'ultima, non tradotta in italiano da Editrice Giochi, non abbiamo capito il perché, in quanto produsse molto materiale, tra cui quella edizione lì che abbiamo mostrato prima, l'immortal non venne tradotta, la scatola oro, la sacro graal di tutti i collezionisti italiani. E io ne ho vista una sola fisicamente in Italia perché un amico, lui era abitava a Cesena, trovai questa scatola, me la mostrò perché lui era un appassionato di Dungeons & Dragons come me, ma lui la comprò, io non avevo, l'internet non c'era all'epoca, quindi non sapevo dove andare a prendere, non avevo idea. Ma tornando al nostro amico Gygax, Anderson se ne esce, lui decide di mettersi a lavorare e produce l'Advanced Dungeons & Dragons prima edizione, dove finalmente c'è quello che noi possiamo riconoscere come gioco di ruolo moderno, perché introduce il concetto di razze che sono separate dal concetto di classi, e tu, quindi tu puoi mischiare razze e classe per creare il personaggio che tu meglio credi. Introduce un concetto di allineamento abbastanza con varie sfumature, perché oltre a esserci legale, neutrale, malvagio, c'è il buono, neutrale e caotico, e tu mischiando questi due aspetti riuscivi a creare legale malvagio, legale buono, neutrale puro, e andavi a interpretare. Rimane l'uso del dado da 20, la creazione del personaggio attraverso le caratteristiche di forza, destrezza, intelligenza, saggezza, carisma, però è sostanzialmente incompatibile con l'Original Dungeons & Dragons, proprio perché nell'Original Dungeons & Dragons il concetto di classe incorpora già il concetto di razza. Esatto. C'è l'elfo, c'è il combattente, c'è il ladro che viene introdotto poi nelle espansioni. A quel punto lì
stiamo parlando comunque del 77, Gygax dà l'impulso a un'altra persona di prendere tutto il materiale del classic della Dungeons and Dragons, riorganizzarlo e ripubblicarlo, perché molta gente ha quel gioco lì. È come il concetto che noi abbiamo oggi delle case di software che fanno uscire il gioco sia per la nuova generazione sia per la vecchia, perché la vecchia generazione è stabilita in moltissime case. Così è l'idea di Gygax, e da quel momento si creeranno due linee produttive: una legata a Dungeons and Dragons, l'altra legata all'Advanced Dungeons and Dragons, dove in questa riedizione finalmente si prenderà tutto il materiale pubblicato fino a quel momento, si allegherà anche le regole per il combattimento prese da Chainmail, ma si avrà l'idea di creare Dungeons and Dragons come regolamento introduttivo per l'Advanced Dungeons and Dragons prima edizione, ovvero se tu compravi la riedizione, diciamo la seconda edizione Dungeons and Dragons che era contenuta all'interno di una scatola ancora con questi due manualetti, andavi dal primo livello al terzo livello. Dopodiché l'idea editoriale di Gygax era che tu abbandonavi questo gioco che ritenevi introduttivo per i propri giocatori e saresti passato a comprare ancora i manuali dell'Advanced per giocare all'Advanced e andare avanti nella storia dei tuoi personaggi. Viene prodotto prima di tutto manuale dei mostri, manuale giocatori qualche anno dopo, e per concludere il manuale dei master all'incirca nel 81. Quindi dal 77 lui comincia a scrivere e dall'altro lato la linea editoriale prosegue. Max, scusa un secondo, ti interrompo una frazione di secondo, saluto Navarona, ti do il benvenuto. Do il benvenuto a tutti, se vi siete appena connessi, io sono Kenobit, lui è Max, questo è Keno Mattina, c'è tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8:30 a mezzogiorno e stiamo facendo, come vedete, un percorso sulla storia dei giochi di ruolo. Navarona, domanda rapida alla quale ti rispondo flash: cosa pensi dei libri gaming in formato ebook? Esistono, ci sono, però io ti consiglio, se c'è una roba per cui a me piacciono molto gli ebook, ma ci sono molte alternative cartacee, il libro game è proprio molto bello sul giocato cartaceo, quindi te li consiglio. Vai Max, scusami. Più che altro perché ora, grazie al fatto che sono stati tutti quanti ristampati, almeno quelli di Lupo Solitario e quelli di Guerriere dalla Strada, sono facilmente recuperabili. Esatto. Non devi andare a cercare nel collezionismo oppure mercatini dell'usato. Vale la pena averli fisici. Sì, esattamente. Dicevamo. Però cosa succede? Mentre l'Advanced ha un grandissimo successo, è veramente il gioco più venduto in quel momento. Vedete, Advanced Dungeons and Dragons Player Handbook by Gygax. Questo by Gary Gygax porterà al fatto anche di non riconoscere per la vendita di questi Advanced Dungeons & Dragons i diritti a Anderson. Anderson che entrerà in causa con Gygax e nell'82 raggiungeranno un accordo extragiudiziale per chiudere la faccenda e finalmente Gygax riconoscerà anche a Anderson i diritti per questa serie di prodotti. Capisci che la situazione tra i due non è stata mai c'era della tensione. Dall'altra parte, come dicevo all'inizio, no? Quando dicevamo Advanced Dungeons and Dragons e Dungeons and Dragons, la gente però del fatto che tu andavi avanti fino al terzo livello solo con Dungeons and Dragons non era contenta, anzi, proprio perché ormai erano abituati a usare quel regolamento, avevano un sacco di materiale scritto dal master, i quadernini che tu hai mostrato stamattina sono i pezzi della storia dei giocatori, dove ogni giocatore, ogni master ha dei quadernini, quadernoni, materiale che ha scritto, perché giocare di ruolo costringe anche a scrivere, costringe a utilizzare la fantasia, perché molte cose non ce le hai, all'epoca Non potevi comprare tutte le avventure che esistevano, perché prima di tutto ne erano poche, poi erano difficili da recuperare, quindi tu le avventure te le scrivevi come master, così come giocatore scrivevi i tuoi background, riportavi tutto
i tesori trovati, i personaggi incontrati, PNG e via dicendo, e quelli creavano il tuo background, la tua storia di quel personaggio. Era bello anche quello del gioco di ruolo. La gente quindi dice no, noi non vogliamo arrivare fino al terzo livello e poi passare all'advanced, proprio per questo motivo. Ormai sono anni che stiamo giocando campagne Dungeons & Dragons, allora si pensa di fare una nuova riedizione nel 79 che diventerà a posteriori per molti giocatori la migliore edizione di Dungeons & Dragons mai fatta. Verrà chiamata Basic Expert perché si baserà su due volumetti, che non è questa, questa arriverà dopo, adesso te la mostro. Ok. Eccola qua. Ah, ok. Basic e la Expert. E ancora adesso, grazie anche al fatto dei famosi retrocloni che parlavamo prima e dell'Old School che sta tornando, sono stati ritenuti i migliori. Ancora adesso, per chi vuole iniziare a giocare di ruolo a Dungeons & Dragons, conosce l'inglese, naturalmente questi non sono mai usciti in italiano, si consiglia di recuperarli. Poi ognuno li recupera un po' come vuole, ma sono, diciamo... Perché chi si chiama Tom Modway, chi fece la revisione, non solo prese il materiale già pubblicato, ma lo fece tutta la riedizione proponendo bene, spiegando bene cos'era il gioco di ruolo, come si doveva giocare, perché naturalmente, ritorniamo sempre al punto di partenza, Gygax e Anderson non spiegarono nulla di come si gioca il gioco di ruolo. Ti davano sta manuale, tu te li pigliavi e non è che c'era scritto ah guarda che tu fai questo, come lo devi fare, come lo devi interpretare. Cioè c'era... sottolineiamo che non esisteva, non esisteva come concetto nell'immaginario comune, quindi se tu ti trovavi davanti questo malloppo di regole lo interpretavi più facilmente come un enorme gioco da tavolo complicato più che come un gioco di fantasia. Se ti andava bene, altrimenti rischiavi di non capirci nulla. Cioè, cosa devo fare? Non è così banale. Ora c'è YouTube, c'è tutorial, c'è un sacco di gente su Twitch che vi spiega come stiamo facendo noi, cos'è un gioco di ruolo. Ma all'epoca tu non avevi nulla. Se non frequentavi una comunità basata sul negozio, o non andavi a delle convention fisicamente, dove c'era gente che giocavi con loro e tu capivi, imparavi questa cosa del gioco di ruolo, da solo ben difficilmente approcciavi questo mondo. E io ho avuto qualcuno che mi ha spiegato cos'era il gioco di ruolo all'epoca. Il famoso imprinting che ti viene dato dal tuo primo master o dal tuo primo amico giocatore è qualcosa che poi ti porti come giocatore, come lo sono io, come master come sono io, te lo porti dietro, poi naturalmente lo medi negli anni, lo vai a rivedere, cresci, però è lì che ti sei formato, è lì che sei cresciuto. Ora fortunatamente i regolamenti sono cambiati anche come esposizione, ti raccontano come si gioca di ruolo, come devi approcciare il gioco di ruolo, cosa devi evitare e cosa invece devi fare in un gioco di ruolo, per fare in modo che tutti quanti intorno al tavolo si divertano. Sono cambiati tanti tempi, fortunatamente, io dico. Io non so tu, la tua prima esperienza di gioco di ruolo, come è avvenuta? La mia prima esperienza di gioco di ruolo è avvenuta in Liguria, con un mio amico, si chiama Matteo Dell'Amico, che era un filo più grande di me e che è stato un catalizzatore di molte cose nella mia vita, perché è quello che mi ha passato i floppy di Monkey Island 2, che mi ha fatto fare la prima partita a Dungeons & Dragons e che mi ha fatto fare la prima partita a Magic. E ciao Matteo. La mia prima partita Dungeons & Dragons è avvenuta con il set rosso, le regole base, così, in spiaggia e con i dadi, e avevo fatto un mago. Io ho sempre giocato i maghi in Dungeons & Dragons, sì.
E poco dopo mi ho fatto regalare il set, ho iniziato a leggere tutto, mi prendevo benissimo e tutto. E poi abbiamo iniziato tutti a giocare e ogni tanto, lì sì, noi giocavamo in una maniera molto punk, eravamo dei bambini, era per certi versi un grosso videogioco, o comunque per certi versi era estremamente infantile il modo in cui giocavamo. Anche perché nessuno ci aveva spiegato come si giocava e quindi giocavamo in una maniera molto di fantasia. Ti faccio un esempio, Max. Se io tiro fuori qua la mia scatola in mint condition di Dungeons and Dragons, a un certo punto mi avevano Infatti, regalato. mostriamo, no, ancora le differenze tra. Esatto, la tua, la mia è così e la sua è così. No, mi avevano regalato. Questo modulo di avventura che si chiamava La maledizione di Xanathon, e io l'avevo letto e leggendolo avevo capito che, cioè, vedete, c'erano mappe fatte così, Carta c'erano, esagonale. esatto, e c'erano soprattutto una serie di eventi previsti molto più rigidi di quelli che avevamo noi, perché questo qua, per certi versi, giocato con un master che la studiava bene, che la preparava bene, ti poteva venire presentata questa avventura ancora una volta come un grosso gioco da tavolo, volendo, perché c'erano dei dungeon, il dungeon era fatto esattamente così, in questo modo, mentre invece noi giocavamo con delle nostre campagne lunghissime che duravano intere estati, con dei mondi completamente nostri. Cazzo ce ne fregava dei Forgotten Realms, non sapevamo cosa fossero, non sapevamo cosa fosse Ravenloft. Attenzione, i Forgotten Realms infatti arriveranno molto tardi. Cioè, nella quella edizione che adesso stai vedendo, che arriverà qualche anno dopo, nel circa prima dell'82, nell'82 arriverà questa riedizione chiamata famosa Scatola Rossa perché aveva questo imprinting delle scatole suddivise per livelli, che era Basic, Expert, Companion, Mortal, Master e Mortal. Non c'era una traccia di cosa fosse l'ambientazione. E infatti noi giocavamo inventandoci tutto ed era bellissimo. Quando poi ho scoperto, quando mi regalarono quell'ambientazione, mi dicevo: oh, aspetta, ma c'è gente che gioca in un modo tutto diverso, allora si può giocare così. E fu lì che capì. Però il primo pensiero da bambino era: ma allora stiamo giocando sbagliato? E poi ho realizzato: no, ma noi ci stiamo divertendo tantissimo, non Ma stiamo infatti, giocando sbagliato. assolutamente. Io ti porto un aneddoto, ma legato a un'edizione molto più moderna, la 3.0-3.5. Ero nel negozio, avevo un amico che aveva un negozio dove vendeva cartoleria, ma vendeva anche giochi di ruolo e Warhammer, dove c'erano i ragazzini che venivano a comprare i loro primi manuali di Dungeons & Dragons, no? E quindi avevano voglia di condividere la loro esperienza. E c'era questo giovane master, che era stato scelto lui come master perché gli altri non volevano fare, aveva solo due amici con cui giocare, aveva preso un'avventura come quella lì, come quelle già scritte, via dicendo, e allora gli chiedo, ma come ti sei trovato? Ha detto, ah, benissimo. Però lui mi fa, io sono arrivato come master, mi sono accorto che l'ultimo mostro che volevo affrontare non c'entrava niente con la storia raccontata, l'ho preso, l'ho cambiata. Ho cambiato mostro. Perché era più credibile per i miei giocatori. E io ho detto, bravo, è così che si fa. Vi siete divertiti? Sì. Se avete finito l'avventura? Sì. E allora hai fatto il tuo lavoro di master, bravo. È così che funziona. Bisogna avere voglia di cambiare a volte, sapendo bene che a volte si può fare le cose bene, a volte si fa le cose sbagliate. Ma dato che è un gioco di ruolo, è quello il bello, si può sbagliare perché le conseguenze non ci sono. Sono immaginarie per i nostri personaggi, Ma basta. infatti io, per me il gioco di ruolo è importante nella mia vita perché l'ho giocato in vari momenti della mia vita, ho avuto delle lunghe pause. Adesso sto giocando di ruolo su Twitch, paradossalmente. C'è stato un periodo che giocavo di ruolo con gli amici quando avevo 20, 22, 23 anni, tra cui Kalit Gaming che è in chat adesso, e da bambino.
il tipo di gioco è sempre lo stesso, l'ho vissuto in modi diversi a seconda degli anni che avevo, ma la cosa molto bella è che visto che è un gioco di fantasia, la fantasia ne sei dotato sin da quando sei piccolo e quindi puoi fare... Cioè è un gioco che funziona, messo in mano un bambino di 8 anni, messo in mano un 14enne, messo in mano un 20enne, messo in mano un 60enne. E Max, sono le 11.46, io ti direi di chiudere sì. dandoci semplicemente appuntamento. Quando sì, ce, perché, lo diciamo, ce lo decidiamo io e te? Sì, perché negli anni 80 arriva... Arriva, lo anticipiamo solo per chi ci sta ascoltando, facciamo un cliffhanger. Esatto, così. Cliffhanger per la prossima puntata con Max. Arriva il fenomeno del bad, che tu conosci molto bene, quel movimento oltranzista che indica il gioco Dungeons & Dragons come un coacervo di satanisti dediti alla copulazione selvaggia con animali e a procreazione di mostri. Esatto, anche perché cioè, c'era in Dungeons and Dragons c'erano comunque c'era un bestiario che attingeva sì dal bestiario medievale, ma attingeva ovviamente, essendoci la magia, attingeva dall'immaginario dell'occultismo. C'era già il concetto di magia. Pop-up. C'era già il concetto di magia che esatto. Farò un po' per la prossima volta preparo il pop-up. Non c'era internet e quindi era facile. Anche facciamo per... un cartello, facciamo fare a Francesca Zambani. Esatto, non c'era internet. Un cartello da mettere qua, non c'era internet. Da alzare così. E, era facile anche per delle persone magari, tra virgolette, ben intenzionate, rompicoglioni, ma ben intenzionate, percepire Dungeons & Dragons come un lavoro di un'opera satanica. Ci fu tutto il fenomeno del Satanic Panic, il panico satanico, tra l'altro nome bellissimo per una band, negli anni 80. Parleremo di quello nella prossima puntata. Continueremo perché oltre a, abbiamo introdotto Gygax Anderson, troveremo dei nuovi personaggi che porteranno avanti la storia di Dungeons & Dragons in modo diverso e con la loro ottica. Quindi cercate di esserci ancora, perché per adesso vi abbiamo dato solo un assaggio di quello che sarebbe diventato e sarà anche oggi Dungeons & Dragons. Ma spero che vi sia piaciuta questa, almeno questa piccola introduzione che abbiamo fatto, perché vi assicuro che È un argomento lunghissimo, vastissimo, e tantissime cose magari ce lo siamo anche dimenticate, perché è giusto dialogare e interagire con voi. Anzi, se volete, c'è il Discord di Fabio, dove potete trovarmi, c'è proprio la sezione Board Games, dove se avete voglia potete scrivere e farmi delle domande, se qualcosa non vi è chiaro o volete bisogno di qualche consiglio o volete approfondire qualcosa che ho detto ma non ho avuto il tempo di approfondire al 100%. Sono esatto, lì. Venite a parlarne lì, veniamo a parlarne, io sono, mi sembra che vi sia piaciuta e quindi vi dichiaro quello che sarà, quello che ci aspetta nel futuro. Grazie a te, Son. Di Cheno Mattina in questi giorni continueremo a parlare con Max, con il quale affronteremo la storia, porteremo avanti questo discorso di storia del gioco di ruolo e nel frattempo durante la settimana incontreremo altri ospiti che ci racconteranno il loro ruolo, il loro aspetto, il loro flavor del mondo dei giochi di ruolo. Per esempio dopodomani avremo come ospite Nicola De Gobbis che è CEO, amministratore delegato di Need Games. Vai, tu lo presenti così, ma poi se lo vedete è un coglione. No, lo dico con affetto, ciao Nicola, anzi, poi lo vediamo. Sempre così, con affetto, è un uno di noi, cioè nel senso che no ma aspetta un attimo, infatti io voglio specificare, quando dico un coglione io normalmente lo dico cioè noi siamo dei coglioni e lo dico con amore. Ecco, io per chiudere, io non userò mai la parola nerd, mai, perché per i miei tempi era un dispregiativo che indicava un'idea di razzismo verso il genere
le razze o il senso di appartenenza. È vero, è cambiato la parola, le parole e il loro senso, e Fabio le spiegherà meglio di me, cambiano nel tempo e assumono nuove concezioni, ma per me rimane quello. Quindi non userò mai la parola nero. Anch'io, in generale, cerco di evitarla, anche perché a me ha rotto un po' le palle. Ma la cultura nerd a me ha rotto. Anche a me, ma infatti, cioè, è roba che mi rendo conto che molte delle robe che mi piacciono vengono inserite in quel calderone che è considerato la cultura nerd. Cioè, la roba di cui abbiamo parlato stamattina rientra in quel calderone lì, ma è un accidente storico che sia finito tutto nello stesso calderone, perché semplicemente un tipo di persona si interessava a certe cose. E io trovo che sia un concetto estremamente sterile, soprattutto e riduttivo, perché appunto è un concetto riduttivo. E proprio per dimostrarlo, nelle prossime settimane, oltre a Max, appunto giovedì avremo Nicola De Gobbis, ma sono già in contatto con i ragazzi di IMAC der Katastrophe, parleremo delle loro adesso non lo trovo più, vabbè, parleremo della loro casa editrice che pubblica cassette di Dungeon Synth. E Old School Renaissance. Parleremo per esempio con Sara Curolili dell'esperienza con Intail, della quale magari parleremo anche con Simone Rosini, insomma ci sono tante, parleremo con Marta Palvarini che giochi di ruolo li realizza, l'avete vista? Guarda, io cercherò di esserci con Marta, perché il concetto, nel senso in chat, poi vedi tu, il concetto di ecopunk, di gioco indie italiano è molto interessante da sviluppare. Infatti guarda, vi lascio con uno spunto, facciamo una mini pubblicità, ne abbiamo parlato, vi consiglio di scoprire Duralande, che è un gioco di ruolo fatto in Italia da Marta, che è italiana anche lei, con un'ambientazione ecopunk, ossia post... Con un regolamento moderno, nell'inteso proprio come il concetto di... Non è Dungeons and Dragons. Esatto. Quindi, in buona sostanza, continueremo gli appuntamenti sui giochi di ruolo. Alcuni saranno con me e Max. Max che ci racconterà come ha fatto oggi, e mi è piaciuto tantissimo, Max, grazie, la storia, grazie, proprio la storia del gioco di ruolo. E poi incontreremo vari personaggi del mondo attuale in Italia del gioco di ruolo, per raccontare tutto questo mondo. Insomma, cerchiamo di capirlo insieme. Max, io ti ringrazio, ti saluto. Tacco. Grazie. E oggi chiudo 5 minuti prima, così faccio in tempo ad andare giù a prendere la focaccia prima che mi chiuda il forno. Quindi, amico Max, ciao, grazie, ragazzi, mi sei mancato. Sei caduto così? Al volo? No, ecco. Stavo staccando perché pensavo che staccassi anche tu. Ma ti saluti. Allora, premessa importante, non ho praticità nella gestione della comunicazione in questa forma. Vai tranquillo, è andata benissimo, sono molto molto contento. Max, ti ringrazio, ci sentiamo poi più tardi, facciamo un po' di dopo partita e organizziamo la prossima parte. Ok, a dopo. Grazie fratello, ciao, buona ciao, giornata. Ciao.